Questa sera al panificio Oberdan presso la saletta VIP c'è un ospite straordinario, Graziano Gori, ben trovato. Ben trovato anche voi e grazie dell'invito. È un piacere averti qui, icona del calcio tarantino, hai scritto pagine fondamentali della nostra storia calcistica, hai giocato con Erasmo Iacovone, ma ne parleremo tra pochissimo, perché vorrei iniziare con l'attualità, perché fai parte del San Giorgio Calcio, con pagine militante nel torneo di prima categoria, state lottando strenuamente per salvarvi, però ci sono anche delle buone prospettive, perché vi dovrebbero consegnare il nuovo campo in erba sintetica di nuova generazione nei prossimi mesi. La società si è arricchita di un nuovo presidente. Sì, spero che il campo Alberto Rizzo di San Giorgio ce lo consegneranno verso l'inizio della prossima stagione calcistica. Sarà un continuo del programma che abbiamo stilato con l'assessore allo sport e con il comune di San Giorgio, sperando di avere questo campo per iniziare questo percorso che si è intrapreso 3, 4, 5 anni fa e avendo sopportando spese, avendo dei problemi perché siamo partiti dalla terza, non è che siamo partiti, quindi è stato un sacrificio di tutti, in primis dal presidente, poi da Giovanni Pappalardo, che secondo me è stato proprio l'artefice, il fulcro di questa società e tuttora allenatore. Coadiuvato da tanti amanti del San Giorgio, della società, di Cirotta, Giuseppe Marangella, che è responsabile e direttore sportivo, poi un tifoso Ciro, il più grande tifoso, ce l'avevo anch'io quando sono stato 2 anni bellissimi lì a San Giorgio. E quindi con loro stiamo progettando una cosa bella. Ed è bello ascoltarti, perché tu hai giocato tantissime partite tra i professionisti, hai militato nel Taranto dal 75 al 79, vado a memoria, sei cresciuto nel settore giovanile del Milan, hai toccato con mano realtà importanti dell'epoca come la Nerossi Vicenza, parli del calcio dilettantistico come se fosse calcio di Serie A, perché poi alla fine la passione quella non tramonta mai. Beh, il calcio è uno, non c'è categoria, ossia la categoria c'è la Serie A, c'è la Serie B, c'è la Serie C e via di conseguenza. Quello che voglio dire a tutti questi appassionati, a queste nuove leve, nuovi giocatori, nuovi allenatori, che il calcio è uno solo. Tu puoi militare in Serie A, ma puoi benissimo anche puoi allenare in Serie A, poi dopo puoi allenare in Serie B, in Serie C, però man mano che scendi tu ti devi adeguare alla mentalità della categoria, e se tu sei bravo in questo, secondo me hai già un 50-60% di possibilità di fare bene. Quindi io dico sempre, quando un allenatore si butta in una categoria, anche se lui pensa di avere idee superiori, si deve mettere di conseguenza nella testa di... Certo, si deve immedesimare, giustamente deve entrare anche nella tipologia di torneo. Bravo. E quelli che ancora partono ancora più sotto dai settori giovanili e tutto il resto, bisogna andare cauti, bisogna andare con la testa di essere dei buoni insegnanti a questi ragazzi, ma soprattutto primo è l'educazione. Sì, è fondamentale. L'educazione, se il ragazzo viene con capelli lunghi, l'importante è che siano puliti. Anche perché li hai sempre portati lunghi tu. No, io ho avuto
Ci sono stati degli allenatori che si basavano. Qualcuno ti ha chiesto mai di tagliarti i No, no, capelli? no, no, no. Ma anche perché non me li sarei mai tagliati. Perché i capelli, quando sono puliti, quando stanno bene, uno se li può portare anche ai ginocchi. C'era Berlusconi all'epoca che diceva, no, tagliatevi i capelli, non fatevi Ma tatuaggi, queste cose qua. sì, ma non. Io prima di Berlusconi, quando era in Milan, c'era, a parte che era il periodo che i capelli li portavano lunghi Tutti tutti, longhi, sì. quindi poi il mio punto di riferimento è stato Ezio Vendrame, perché io quando sono andato a Vicenza avevo 18 anni, sono stato proprio accoccolato con lui, quindi mi ha fatto da chioccia in poche parole. Era un grande giocatore, un grande un po' un ragazzo eccezionale anche fuori dal campo, aveva un cuore grande e io sono stato abbagliato da lui e di conseguenza sono sempre andato, ma non per quello che faceva fuori dal campo, per quello che faceva in campo, Certo. perché di lui si è parlato tanto, però no, non sanno che questo lui in campo si allenava più degli altri, però era un mattacchione e la gente l'ha portato avanti con questa cosa, ma non è vero, era un bravo ragazzo, purtroppo è morto giovane. E niente, ecco, voglio soprattutto questo. A me mi piace insegnare ai piccoli, mi piace insegnare alle categorie superiori, avere un percorso. Ora il percorso lo sto facendo in senso contrario, però è sempre bello per questo, perché non bisogna mai fermarsi, perché fuori da quel rettangolo di gioco io non sono niente, non mi sento niente. Quello è il tuo mondo e Sì, lo resterà per sempre. quello è il mio. Ed è stato un mondo condiviso per diverso tempo, per diversi mesi, purtroppo troppo pochi mesi, con Erasmo Iacovone. Mesi, è stato un anno e Un qualcosa. anno e qualche mese, troppo poco per tutto quello che Troppo poteva essere, no? Che ricordi hai di quel periodo, che ma ricordi hai di io Erasmo? veramente voglio parlare di lui perché le cose belle me le tengo ancora. Si è parlato di più e di tutto, quindi era e resterà per me quello che tutti sanno, per me è tutto. Io ho la fortuna anche di avere la statua vicino casa, quindi mi soffermo tante volte, mi soffermo a parlare con lui, perché sinceramente è morto giovane, non ha vissuto quello che la vita gli poteva dare. Togliamo fuori il calcio, io parlo anche come gli stava nascendo la figlia, insomma, non si può morire così, è in quel mo è in que è in quelle circostanze. Voi nello spogliatoio parlavate di Serie A con lui? No, no, mai, Mai. mai, mai, perché la Serie A per noi, e l'ho sempre detto questo, la Serie A per noi, noi non si guardava la classifica, forse era quella la nostra fortuna. Vale a dire, noi si arrivava alla domenica consapevoli di fare la partita e basta, il risultato poi veniva di conseguenza, perché c'era una buona squadra e poi tutti si marciava per la stessa strada, per la stessa idea, per la stessa voglia di vincere, ecco, quella era, ma non la, ripeto, ancora tutt'oggi, io non mi ricordo neanche la classifica, credimi, sui bene che ti dico ai miei figli. Anni che ci auguriamo possano tornare prima o poi per i tifosi del Taranto, anni davvero splendenti. Io chiudo facendoti un grande in bocca al lupo perché sei una persona straordinaria, concedimelo, non tanto per quello che fai adesso nel mondo del calcio, per quello che sei stato per il popolo rossoblu, ma per quello che sei, e questo mi piaceva sottolinearlo in questa intervista. Inoltre in bocca al lupo a Mauro Gori, che è centrocampista del Massafra, sta lottando anche lui per salvarsi. Ma
è un anno difficile. È un anno complicato. A Pier Graziano, che invece è il preparatore dei portieri, fa parte comunque dello staff del Benevento, ha scritto anche lui pagine fondamentali, non soltanto di quella società, ma un po' di tutto il calcio di Serie B. Quanti campionati avrà vinto? Tantissimi. Una decina. Ci tengo a sottolineare che non è il preparatore dei portieri, ma è nello staff della squadra, ma non è un preparatore. Nello staff del Benevento, che insomma sta cercando, no, di risalire dopo un anno particolare come quello dell'anno scorso, dove c'è stata una retrocessione clamorosa. Ti vengo a trovare al campo in uno di questi giorni. Porto con me il titolare Enzo Avvantaggiato del Panvice Oberdan. Io so che poco prima dell'inizio della diretta hai anche mangiato qualcosina. È un gran bel panificio, vero? Sì, gli ho fatto anche i complimenti, perché poi c'è anche una bella saletta qui dove siamo noi, in cui si può stare tranquilli, mangiare senza problemi e digerire anche nello stesso tempo, perché si può stare tranquilli. Poi è molto facile arrivarci, è in pieno centro, quindi io in un in bocca al lupo, e venite a godervi tutto ciò qui al panificio di Enzo Avvantaggiato, nel modo che poi quando mi vedete per strada potrete dirmi: avevi ragione. Che l'ha consigliato il grande campione Graziano Gori. Io ti ringrazio ancora di cuore, spero di ritrovarti presto al campo, poi ci andiamo a mangiare oberdino, del panzerotto tipico di Enzo. Va bene, farò tutto quello che dici tu. Ok, vi ringrazio, un saluto particolare a tutti, a chi ci ha ascoltato, e venite qui al panificio di Enzo. Un abbraccio, grazie. Grazie a voi.